TG12, ben trovati, edizione del 18 marzo. Vediamo subito insieme i principali titoli della giornata. Policlinico sul TFR, verso una soluzione l'iter per l'erogazione degli ammortizzatori sociali. Movimento 5 Stelle pronto per la campagna elettorale verso le comunali, pronta anche la squadra degli assessori, saranno tutti tecnici. Stintino aderisce alla campagna hashtag Plastic Free lanciata dal Ministero dell'Ambiente, due giornate di informazione e pulizia delle spiagge. Questi dunque i titoli della giornata. Apriamo subito con l'avvertenza Policlinico. Sono infondate le preoccupazioni di alcuni dipendenti sull'erogazione del trattamento di fine rapporto, mentre sta per concludersi positivamente l'iter per l'erogazione degli ammortizzatori sociali da parte dell'INPS. Assicurazioni in tal senso arrivano dal segretario territoriale Paolo Dettori e dall'ufficio legale della CGL. Vediamo insieme il servizio che abbiamo realizzato questa mattina. Non si esauriscono le polemiche sull'avvertenza del Policlinico, la clinica privata di Via l'Italia che è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Sassari. Preoccupazioni per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, ma anche il trattamento di fine rapporto. Per quanto riguarda il TIF, ne parliamo con Paolo Dettori, segretario territoriale della CGL. A che punto siamo? Ma dovremmo essere in dirittura d'arrivo, possiamo confermare un moderato ottimismo, ma dobbiamo dire che ancora il decreto di concessione del FIS non è stato adottato dall'INPS di Sassari. Possiamo presupporre che questo sia dovuto a dei problemi normativi insorti diciamo nella fase terminale del procedimento e che riguarderebbero le modalità di pagamento. Prevediamo comunque che entro questa settimana si avranno le risposte definitive. Ecco, per quanto riguarda invece il trattamento di fine rapporto, qualche lavoratore ha avanzato l'ipotesi che potesse svanire. Chiediamo invece all'avvocato Solinas, che è legale della CGL, qual è la situazione per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto dei lavoratori del Policlinico? Ma io ritengo che il trattamento di fine rapporto sia in ogni caso garantito dal fondo di garanzia dell'INPS, quindi non ci dovrebbero essere problemi di sorta. Come mai sono sorte queste preoccupazioni? Non lo so, i lavoratori a cosa abbiano pensato, cosa abbiano sentito. Fatto sta che già a suo tempo ad una parte dei lavoratori erano state date ampie garanzie e continua a darle. Quindi possono stare tranquilli? Certamente di sì. E ci occupiamo ora di politica. I pentastellati pronti per la corsa verso Palazzo Ducale. Questa mattina Maurilio Murru, nel corso di Mattino Live, ha illustrato alcuni punti del programma e, in linea con il capo politico Di Maio, ha già pronta la squadra degli assessori. Sentiamo che cosa ha detto nel servizio di Adriano Porqueddu. Il Movimento 5 Stelle è pronto per avviare la campagna elettorale. Il candidato sindaco Maurilio Murru è intervenuto in diretta a Mattino Live, dove ha illustrato i punti forti del programma per la città. Innanzitutto riavvicinare il cittadino alle istituzioni, perché per troppo tempo i cittadini si sono sentiti abbandonati e trascurati. Poi abbiamo bisogno, e questo lo faremo anche attraverso la sottoscrizione dei contratti di quartiere. Noi ci avvicineremo, stiamo creando, dei documenti che ci consentiranno proprio di far sì che i cittadini possano monitorare durante il percorso l'attività di governo che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti. Non più chiacchiere, non più parole, ma nero su bianco iniziamo a mettere le idee e i progetti. Stiamo quindi interloquendo con i comitati di quartiere, piuttosto che con le associazioni di categoria, alle quali noi chiediamo di portare avanti dei progetti che noi poi porteremo nel nostro mandato. C'è bisogno anche di opere che iniziano e che vedano la fine. C'è bisogno di politiche attive per il lavoro, con il reddito di cittadinanza sicuramente daremo una scossa importante, ma abbiamo intenzione di aprire uno sportello, il cosiddetto sportello lavoro, che avvicini i cittadini proprio alla ricerca di lavoro. Sulla possibilità di aprirsi alle liste. Siamo molto ricercati, questo lo posso confermare. È chiaro che dobbiamo aspettare di capire se le regole possono essere o saranno modificate. Ci sarà un passaggio che dovrà necessariamente passare sulla nostra piattaforma Rousseau, quindi siamo in attesa di capire se questa scelta, eventualmente se verrà poi fatta, perché poi saranno gli iscritti a Rousseau a decidere se questo cambiamento andrà in questa direzione oppure no. Quindi
Per il momento noi ci concentriamo sul programma. Sabato intanto l'apertura ufficiale della campagna elettorale con la presentazione dei candidati della squadra di governo. Infatti Murru replica il modello di Maio e sabato presenterà la squadra degli assessori designati. Sono tutte persone che sono, diciamo, professionisti del settore. Noi non stiamo andando, siamo andati a cercare dei politici, saranno dei tecnici assolutamente fuori dalla lista dei candidati consiglieri, quindi professionisti esterni, e sabato conoscerete già qualcuno. E ci occupiamo ora di ambiente. Anche il comune di Stintino aderisce alla campagna hashtag Plastic Free, lanciata dal Ministero dell'Ambiente. Due giornate dedicate all'informazione e alla pulizia delle spiagge che coinvolgeranno studenti e cittadini. Il servizio è di Valeria Secchi. Stintino Plastic Free, ad aprile a maggio, una giornata di pulizia delle spiagge, un convegno per sensibilizzare studenti e cittadini alle buone pratiche per il rispetto dell'ambiente e del mare. Anche il comune di Stintino dice no alla plastica ed è pronto a coinvolgere scuole e popolazione. Due gli appuntamenti in programma, il primo 17 aprile e il secondo a fine maggio. Studenti, cittadini e associazioni, prima della pulizia dei litorali, sono chiamati a partecipare ad un convegno scientifico sugli effetti dell'inquinamento da plastica. Numerose ricerche a livello mondiale, afferma il sindaco di Stintino Antonio Diana, dicono che ogni anno circa 15 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare. Un problema enorme che a causa delle microplastiche che entrano nella catena alimentare ha ripercussioni negative anche sulla salute dell'uomo. Sulla giornata di pulizia dei litorali, Antonella Mariani, assessora all'istruzione, commenta: il progetto ha l'obiettivo di far apprendere attraverso l'esperienza diretta la portata del fenomeno che sta interessando i nostri mari e sensibilizzare così i giovani e le loro famiglie alla necessità di contrastare l'inquinamento da plastica. Il programma fa parte dell'iniziativa del Ministero dell'Ambiente hashtag Plastic Free. È stato un successo di pubblico la promo camera di Sassari per il Salone Festival Che Gusto, un'occasione di incontro per le eccellenze dell'enogastronomia della Sardegna con spazi anche per le regioni transfrontaliere. Il servizio è di Marco San. Un grande risultato per gli organizzatori e per il pubblico la prima edizione di Che Gusto. Non una semplice esposizione dell'enogastronomia di eccellenza, ma un esempio di sistema dove i cibi e le bevande hanno storie da raccontare e da condividere, così da intrecciare relazioni e creare idee e opinioni dallo scambio di saperi. La tre giorni del Salone Festival alla Promocamera ha attratto migliaia di visitatori e coinvolto tante imprese sarde, ma anche dal sud della Francia, dalla Corsica, dalla Toscana e dalla Liguria. Cultura del gusto ad alto livello grazie anche alla proposta del Forum della Nuova Sardegna, che fra gli altri ha ospitato l'esperto giornalista Giovanni Fancello e il direttore dell'Accademia Marchesi Sergio Zago. Ma a raccontarsi sono stati i cibi stessi come creazioni di mani esperte e di memoria tradizionale, come il pane a lievito naturale della Proloco di Olmedo, le varianti di piatti con il pane frattao o gli spaghetti fundeos fatti a mano. Protagonisti non ingredienti ricercati e costosi, ma i prodotti semplici nella loro massima qualità: oli, conserve, vini, verdure, ma anche un caffè espresso tutto galurese o un sapone vegetale. Visitatissime le sezioni Food and Wine Marketplace, l'area Archeocibus con la rielaborazione di cibi antichi e ancora il percorso sensoriale al buio per valorizzare gusti e profumi. Momenti di incontro e di confronto di cui il territorio ha bisogno, ha commentato Gavino Sini, presidente della Camera di Commercio, sia per la crescita delle imprese che della consapevolezza dei consumatori. Soddisfatta anche la presidente della Promocamera, Maria Amelia Lai, e gli organizzatori del festival, Event Sardinia, in collaborazione con Agenzia Miro, Cibus Loci e Composita e le associazioni di categoria. E siamo alla pagina della cultura. Nuovo romanzo dello scrittore Luca Mele, pubblicato dalla casa editrice indipendente Ludo. Il libro è stato presentato alla biblioteca comunale di Piazzattola e racconta le vicende di una famiglia di Urtaghe durante la guerra. Vediamo insieme il servizio. Presentato alla Biblioteca Comunale di Piazzattola Sassari il nuovo libro di Luca Mele, Lughianghela Manai. Il volume iniziativa editoriale dell'Associazione Progetto Ottobre in Poesia percorre le vicende di Lughianghela e della sua famiglia in un lasso temporale compreso tra la fine dell'Ottocento e il dopoguerra. La grande storia del Regno d'Italia, dei re, delle guerre, del progresso raggiunge il paese di Urtaghe, ambientazione del romanzo, come una eco distante. La patria, le guerre, si legge nell'introduzione di Bruno
Casiddu sono remote e incomprensibili, come lontani sono i morti al fronte, senza funerali e senza tombe, senza motivi, rancori e vendette. In questa sincronia tra il tempo della storia e quello della natura, l'autore delinea un puntuale ritratto della cultura sarda. Scorrendo le pagine, il lettore riesce ad addentrarsi nei riti della tradizione, dal complesso evento di un matrimonio alla pregunta, dall'esposizione dei capi del corredo maschile al pane decorato fino al banchetto. Protagonisti Lughianghè, la donna provata da un dolore senza tregua, e i suoi genitori, Barore Manai e Vittoria. Lughianghè Manai è edito dalla Ludo, casa editrice indipendente che ha lo scopo di promuovere talenti della scrittura. E proseguiamo con la pagina della cultura, nuovo romanzo. Scusate, abbiamo adesso una notizia invece che riguarda Alghero. 4.000 fotografie da 79 paesi nel mondo e una giuria internazionale. Tutto questo è ASPA, l'Alghero Street Photography Award. Si tratta del Festival Internazionale della Fotografia di Strada e d'Autore in programma ad Alghero il 26, 27 e 28 aprile, realizzato dall'Associazione Culturale Officine d'Idee in collaborazione con Comune e Fondazione Alghero. Il 26 aprile la premiazione ufficiale al Teatro Civico, mentre esposizioni e workshop saranno allestiti all'ex mercato ortofrutticolo nel centro storico della città il 27 e il 28 aprile. E vediamo ora la compagnia di Paco Mustela in scena sabato scorso al Verdi, che ha proposto uno dei classici del loro repertorio della commedia sassarese. Grande successo per i due atti a firma di Pierangelo Sanna e Paolo Salaris. Vediamo insieme il servizio di Marina Sanna. Ancora un grande successo per la compagnia Paco Mustela, che sabato scorso al Teatro Verdi ha riproposto uno dei classici del suo repertorio, la commedia L'Ubregio di La Fulfuna, due atti in lingua sassarese firmati da Pierangelo Sanna e Paolo Salaris. Francischino Sannia, il protagonista interpretato da Paolo Salaris, riprende il personaggio del popolano sassarese, squattrinato e pasticcione, che deve barcabenarsi per sbarcare il lunario e mandare avanti la famiglia composta dalla moglie Maria, Chiara Ara, e dal figlio un po' picchiatto di lei, Bainzeddu, un convincente Paolo pintore. Un giorno la signorina Fiori, dama di carità che ogni tanto procura del lavoro a Mastro Franzichino, gli propone un affare illecito: riconoscere come padre un giovane, figlio di NN, e che per questo non riuscirebbe a sposare la figlia di un ricco nobile. Un errore di cui il povero Sannia si pentirà di lì a poco. Un notaio gli comunica infatti che il fratello più grande è morto, lasciandogli in eredità ben 800 milioni di lire, a patto però che non abbia avuto figli. E ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria. Ritornate con noi. A tra poco. Bentornati in studio per la pagina sportiva. E la Dinamo di Banco di Sardegna torna a sorridere e trova la vittoria in trasferta espugnando il Pala Carrara. Gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco si impongono dopo un overtime sulla Oriora Pistoia per 90-82. Il servizio è di Cesare Donati. Ci sono voluti 45 minuti, ma la Dinamo Banco di Sardegna torna a sorridere e trova la vittoria in trasferta espugnando il Pala Carrara. Gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco si impongono dopo un overtime sulla Oriora Pistoia, condotti da un super da Juan Pierre, autore di una doppia-doppia da 27 punti, 12 rimbalzi, 4 assist e 6 falli subiti per un totale 35 di valutazione. I padroni di casa partono forte e siglano il primo allungo. I giganti contengono bene l'offensiva toscana e restano a contatto senza far scappare via i padroni di casa, 46-39. Nel secondo tempo il banco scende in campo con fame e agonismo, si riporta in parità e all'inizio dell'ultima frazione mette la testa avanti. Inizia una sfida punto a punto che non trova un padrone nel tempo regolamentare. All'overtime è la coppia Pierre Thomas a imporsi e mettere in cassaforte il successo sassarese.
Domani la compagine bianco-blu partirà verso la Turchia, dove mercoledì è in agenda la sfida di andata con il Pinar Karşıyaka dei quarti di finale di FIBA Europe Cup. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, si chiude qui questa parte del telegiornale. Noi vi diamo appuntamento a domani mattina alle 8 con Mattino Live in diretta su Facebook e sul canale 12 del Digitale Terrestre. Vi ringrazio per averci fin qui seguito e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.